Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. TC100 Web TV, invitato speciale alla serata conviviale della lista partecipanza attiva presso il noto locale centese Samantha. 117 aprile 2019 di TC100 Web TV a cura di Marco Raboni. Una serata normale come tante trascorse tra amici, una serata per scambiarsi delle idee per come affrontare queste poche settimane che ci separano dal 5 maggio, giorno in cui si apre il portone dell'austera partecipanza agraria di Cento per farvi accedere i circa 3.000 partecipanti aventi diritto al voto per il rinnovo dei 18 consiglieri che compongono il parlamentino dell'antico ente centese. I seggi di voto esattamente sono 4, il numero 1 e 2 a Cento nella sede storica della partecipanza agraria, il numero 3 a Renazzo e il numero 4 a Casumaro. Veniamo a partecipanza attiva, presente nel consiglio dell'ente dal 2010 e con queste nuove elezioni post commissario vuole ancora esserci per portare a termine l'impegno preso con gli elettori nel 2015 ante commissariamento, con un qualificato programma che vuole mettere al centro dell'azione della partecipanza i diritti delle famiglie partecipanti. Come togliere la discriminante verso le donne di famiglia partecipante, che come tutti sappiamo a tutt'oggi non possono né votare né prendere il capo né vivere la partecipanza agraria a livello amministrativo. Ma lasciamo parlare i candidati della lista partecipanza attiva, dal più giovane, classe 1969, alla sua prima esperienza elettiva. Sentiamo Andrea Raboni. Salve a tutti, niente, io mi sento molto vicino in questa cosa pensando al mio papà che adesso non c'è più e lui ci teneva sempre tanto a essere partecipe in questo gruppo e in questa grande esperienza che può essere la partecipanza e quindi mi sono messo in gioco in questo gruppo che lo vedo come una famiglia e speriamo di riuscire a ottenere qualcosa di positivo, di migliorare sempre di più, visto che insomma abbiamo visto che si è toccato un po' dei livelli un po' bassi di miglioramento e quindi bravo, quindi a questo punto vediamo, io sono ottimista e spero di fare bella figura anche perché insomma in tanti ci staranno guardando e vediamo come si mette. Molto bene, grazie Andrea. Andiamo poi da un veterano, Tassinari Roberto, sempre presente all'appuntamento elettorale con partecipanza attiva. Ma io penso che sarebbe già ora di cambiare questo statuto della partecipanza, anche perché abbiamo tantissime cose innovative, cioè è giusto che rimanga la tradizione della partecipanza, ma è anche giusto che vengano modernizzate le cose, cioè le donne è giusto che partecipino anche loro, come tantissimi altri enti della partecipanza hanno cambiato lo statuto, vanno le donne anche loro, percepiscono
il capo della partecipanza, ogni addirittura altri posti ogni 10 anni, non più ogni 20. Cioè, poi oggi come oggi ci sono cambiate, cioè non è più come una volta che, per dire, si era piedi agricoltore che aveva il capo della partecipanza, lo lavorava, eccetera. Oggi sono cambiato tutto, cioè o stiamo ai passi, altrimenti quelli della partecipanza che vogliono mantenere la partecipanza come medioevo, io gli consiglierei di andare ancora a casa con la candela, girare con la candela, andare a lavorare con la bicicletta o col cavallo, però non lo fanno. Cioè, solo per quello che gli interessa lo vogliono mantenere come era all'epoca. Chi ad esempio ha un pezzo di terreno di fianco a casa della partecipanza, ma perché non venderglielo e tenerli sempre lì con l'acqua alla gola per fargli pagare questo affitto, per mantenere commissario, per mantenere presidente, questo, quello e quell'altro? È ora di cambiare, finirla, andiamo. Quindi tu vorresti, diciamo così, un cambiamento molto radicale dello statuto? Sì, molto radicale dello statuto. C'è proprio ora veramente di cambiarlo. Questo è quello che io. Certo, questo è il mio pensiero. E anche per questo ti sei messo. Ma certo che sì, c'è gente che ha 40 anni che è lì che tiene la poltrona, cioè ora di cambiarlo, andiamo. La parola a Ferrioli Francesco, che smesso il camice bianco di biologo, indossa la camicia agreste a quadri e dice la sua in merito alla partecipanza agraria di Cento. E io vorrei che cambiasse tutto il sistema della partecipanza. Aspetta un attimo, perché il capista fosse messo al centro come deve essere, perché è il proprietario. La partecipanza è l'organo che dovrebbe dirigere e fare gli interessi dei partecipanti e non, come ha fatto finora, gli interessi di chi non si sa bene. Ecco, questa è un'altra cosa. E poi quello che mi interessa molto è che venga dato il diritto alle donne di voto e di divisione ventennale dei capi, e che finisca anche la vergogna che la vedova, dopo la morte del marito, deve pagare l'affitto dell'area della casa. E poi un'altra cosa ancora, gli stradelli, la vergogna che sono anni che vengono non sistemati a dovere, e poi le spese, con l'ultima grande idea, dovrebbero essere suddivise tra partecipanza e partecipante, mentre invece chi conosce bene la questione delle strade pubbliche ad uso privato sa che il comune deve intervenire al 100%. Andiamo da Gili Daniele, che ricorda la sua giovinezza in una grande famiglia della partecipanza. Ma sono decisamente contento di essere stato aggregato a Partecipanza Attiva. Sono sempre stato molto curioso di vedere come funzionava questa attività, che fin da piccolo ho potuto osservare, essendo sempre stato qui in questo territorio. Quindi sono decisamente felice di avere questa possibilità e sono contento di aderire a questo programma di partecipanza attiva, che mi sembra estremamente sensibile ai problemi attuali che sono stati incontrati, e spero di dare il mio contributo. Certo, io mi ricordo che mio nonno, quando c'erano le prime, quando io ero estremamente piccolo allora, però ricordo con piacere le litigate che si osservavano per la campagna in queste occasioni, quando c'erano le divisioni, quando c'erano i poveri geometri messi alla frusta, nel vero senso della parola, per delle litigate che veramente erano formidabili. Infatti il nostro obiettivo primario, adesso come adesso, sono poi le divisioni, perché già siamo un po' in ritardo rispetto alla data del 2019, siamo a metà anno, però dobbiamo comunque arrivare a fare un governo, che poi la prima cosa che deve fare sono le divisioni del 2019. Certo, ovviamente adesso le divisioni non sono più come quelle di una volta, perché chi effettivamente va a lavorare il proprio terreno sono talmente pochi che rappresentano una percentuale minima, però lo spirito è sempre quello. Chiudiamo con i timidi, che non vogliono farsi intervistare, ma si fanno vedere: Gili Rossano, poi Tassinare Alessandro, al suo fianco Ferrioli Fulvio. Allora, vi presentiamo al lato del tavolo, alza la mano così la gente ti conosce, Rossano Gilli, Alessandro Tassinari, tutti lo conoscono, poi Ferrioli Fulvio, anche lui una new entry nella nostra lista di partecipanza. Noi a questo punto, amici, vi salutiamo e vi diamo appuntamento
alla prossima volta, quando andremo forse a presentare gli altri candidati assenti giustificati. Ciao ciao amici.